Campoli Apennino, incantevole borgo medioevale denominato Città dell'Orso e del Tartufo, è stata nuovamente eletta anche Città del Trial grazie alla seconda prova del campionato italiano Trial organizzato dal Motoclub Catenaro, che a distanza di 3 anni torna ad ospitare una manifestazione di carattere nazionale. Ed è stata ottima sotto ogni punto di vista la seconda prova di campionato italiano, che ha fatto il pieno di iscritti, grazie anche alla concomitanza con le prove riservate ai giovanissimi della Juniores e ai piloti del trofeo Centro-Sud. Ed è stata ottima la sistemazione logistica del paddock e dei servizi di gara insediati nel centro sportivo di Campoli Apennino. E da un punto di vista sportivo, la gara di Campoli Apennino ha riconfermato i valori al vertice con la sfida tra Matteo Grattarola e l'inglese Jack Challoner, questa volta favorito, per quanto riguarda la graduatoria assoluta, mentre si assiste all'esploit di Simone Staltari, che ha chiuso al secondo posto nella categoria TR1 nazionale, mentre altri protagonisti della prima prova in questa gara sono andati assolutamente in difficoltà. Ma entriamo ora nel vivo della gara riservata ai piloti della categoria TR1, alle prese con un percorso bello ma ricco di insidie che hanno reso avvincente fino all'ultimo la gara di Campoli Apennino. Apparso piuttosto nervoso, il campione in carica Matteo Grattarola su Gas Gas con il numero 1 ha faticato più del dovuto per ritrovare la giusta concentrazione e passare così al comando della gara. Infatti fino alla 10ª zona ha dovuto vedersela con un formidabile Staltari. Poi, ripresa la giusta concentrazione, Grattarola ha chiuso il primo giro di gara al comando provvisorio con 14 penalità. L'avvio positivo del secondo passaggio riporta un po' di calma a Matteo, che procede senza problemi fino alla zona numero 7, dove rimedia inaspettatamente 5 penalità. Passato questo intoppo, Grattarola procede senza altri problemi ed, esclusa la zona 13 sbagliata da quasi tutti i piloti, non ha commesso altri errori avviandosi verso la vittoria, la seconda stagionale per quanto riguarda il campionato. A termine quindi con 25 penalità complessive, Matteo Grattarola si aggiudica questa gara nella classifica della TR1 nazionale. Dai, ho vinto, quindi va bene il risultato, ma non sono contento di come ho guidato. Ho commesso troppi errori, sono partito agitato, poi a metà secondo giro ho cambiato un pochettino ritmo. Secondo giro ho fatto un ottimo giro fino alla zona 7, poi ho fatto un errore io, diciamo, di posizione sulla moto e mi ha costato un 5, altrimenti potevo finire sulle 7-8 penalità. Però dai, tutto sommato sono contento, faccio i complimenti a Simone che ha fatto una buona gara, complimenti a Challoner che mi è stato davanti nell'internazionale. E speriamo di andare meglio alla prossima, di essere più tranquilli e di fare un'ottima gara. Dopo il debutto incoraggiante nella gara di apertura, il torinese Simone Staltari con il numero 11 in sella alla Scerco ha dimostrato fin da subito di gradire il percorso, passando al comando provvisorio della gara già dalle prime zone, aiutandosi poi con un piede d'appoggio quando necessario. Staltari ha perseguito il risultato finale anche a discapito dello stile, di cui ne ha veramente molto. E comunque è sempre stato apprezzabile nella guida e, ad esclusione dell'impossibile zona numero 13, ha superato con il minor danno tutte le restanti sezioni, chiudendo primo giro in seconda posizione con 16 penalità, 2 in più di Matteo Grattarola. Al secondo giro le cose peggiorano leggermente per Staltari, che evidentemente soffre ancora il ritmo della gara, ma tiene duro e con un solo grave errore alla fatidica zona 13 riesce a contenere gli avversari e a consolidare il secondo posto, che ottiene con 34 penalità complessive. Meglio di così, penso che si poteva solo vincere, ma battere un Grattarola oggi era difficile.
anche se ho guidato veramente bene. Ieri le zone ci sembravano difficili, ma alla fine il tempo ci ha graziati, è stata una bellissima giornata, siamo riusciti a girare abbastanza basso e a fare dei bei passaggi. Sono contentissimo, il mio primo podio nella TR1, e cosa chiedere di più? Ci rifaremo alla prossima. Tornato in forma dopo la brutta influenza che lo ha limitato nella precedente gara, quella di indoor a Rapallo, il piemontese Francesco Iolita su Montese è tornato ad occupare la zona podio al termine di una gara tutta in salita che lo ha visto soffrire maggiormente nella prima parte. Infatti Iolita sbaglia alla seconda sezione e poi procede lasciando qualche piede di troppo per un pilota della sua esperienza. E poi altre 5 penalità rimediate alla facilissima zona numero 10 allontanano definitivamente Iolita dalla lotta per il successo. E chiuso il primo giro in quinta posizione provvisoria, a Iolita non rimane altro che inseguire, dando fondo alla sua concentrazione e alla sua capacità. E con un progressivo miglioramento delle prestazioni, interrotto soltanto dall'errore della zona numero 7, Iolita risale fino al terzo posto provvisorio che ottiene con 39 penalità finali. Sì, oggi è stata dura perché arrivo da una settimana dove sono stato poco bene, ho patito lo scarso allenamento che sono riuscito a fare, oggi è stata dura per il caldo soprattutto, le zone impegnative, molto tecniche, e comunque sono contento del risultato di oggi. Ed è ancora limitato nei movimenti Giacomo Saleri, il bresciano della Beta, per via di una costola inclinata che guarirà, come si sa, molto lentamente. Questo però non ha impedito a Saleri di guidare al massimo delle sue possibilità, dando fondo a tutte le energie per disputare una gara all'altezza delle sue reali capacità. Digerito l'errore al pietrone in uscita della seconda sezione, Giacomo Saleri è proceduto senza errori di rilievo fino alla zona numero 10, che anche altri piloti hanno sbagliato, prima che qualcuno provasse un passaggio alternativo, un passaggio che ha neutralizzato il difficile muro in uscita. Al termine della prima fase di gara, Saleri si ritrova così in terza posizione provvisoria con 23 errori sul cartellino. E la sofferenza di Saleri è evidente ad ogni ostacolo e nonostante questo ha dato ugualmente il massimo per mantenere il risultato parziale. Purtroppo per Saleri, tre piedi posati nella facilissima sezione 8 e 11 gli sono costati il sorpasso da parte di Iolita e al termine quindi con 40 penalità finali, Giacomo Saleri deve accontentarsi del quarto posto. Caricato dal secondo posto ottenuto nella gara indoor di Rapallo la domenica precedente, il torinese Gianluca Turnur, numero 10 su Gas Gas, ha iniziato a credere di più nelle sue grandi capacità e con una gara dove ha dato nuovamente ottimi spunti di guida ha lottato ad armi pari con i big della categoria. E se non avesse posato qualche piede di troppo in sezioni decisamente facili, il risultato sarebbe stato ancora migliore. Infatti Turnur è stato proprio l'unico pilota tra tutti a superare nel corso del secondo giro l'impossibile zona numero 13 posando un solo piede d'appoggio. Al termine della gara Turnur si è ritrovato quindi con 44 penalità al quinto posto finale. Questo è il podio TR1 nazionale, ne abbiamo ancora uno. Ha gli stivali di colore diverso, presumo che anche lui... E passiamo ora alla categoria internazionale, dove c'è un solo concorrente, ma è stato il più bravo. Infatti è successo di stretta misura per l'inglese Jack Challoner, numero 13 su Beta, che ha dimostrato, come sempre, una grande spettacolarità nella guida, guadagnando applausi calorosi ad ogni sezione di gara.
ma la gara di Challoner non è partita sotto una buona stella, infatti in uscita dalla prima zona ha rotto la fettuccia rimediando così 5 penalità, salvo poi procedere senza nessun altro errore fino alla zona numero 13, invalicabile anche per il fuoriclasse inglese. Al termine del primo giro l'inglese della Beta è già nettamente al comando con solo 10 penalità. E l'avvio del secondo passaggio Challoner sbaglia invece la zona numero 2, salvo poi ridurre al minimo gli errori. E con altre due penalità, prese alla zona numero 7 e la replica negativa alla 13, va a chiudere vittoriosamente la gara con 23 penalità complessive. Andato bene, sì, partito un po' male, fatto un 5 prima zona del giorno, però poi guidato abbastanza bene, secondo giro ho bucato la gomma a zona 2, ho fatto un'altra 5, però recuperato, molto molto contento, grazie ancora al mio seguitore Sbrad, lui è un fenomeno, grazie al team. Questa gara molto molto bello, mi piace tanto, grazie mille. Top 3 al team, Beta 23 penalità, 25 penalità, 34 penalità, quindi